Non tutto è filato liscio nell'edizione 2012 della sfilata di barche allegoriche sull'Adda, seconda gara ufficiale del Palio di Lodi. Orfana del suo ideatore Gigi Bisleri, presidente della Vasken Boys in vacanza, la manifestazione ha fatto emergere più di una carenza organizzativa, culminata nella chicca finale, la mancata ufficializzazione da parte della giuria della classifica valevole per l'assegnazione del Palio. Ma chi ha vinto? Ha chiesto inutilmente lo stesso vescovo Giuseppe Verisi, presente alla serata. La sfilata, concentrata a Valle del Ponte ottocentesco a causa della magra dell'Adda, si è aperta con un omaggio alla Titanic nel centenario dell'affondamento. Se lo ha ricordato il quartiere di Revellino. San Gualtiero invece ha fatto memoria dei 60 anni di vita della società organizzatrice del Palio, la Vasken Boys. Anche Costanza ha augurato il buon compleanno alla Club Biancorosso con un'allegoria già utilizzata in passato. Sant'Alberto ha optato per la rassegna Lodi al Sole, organizzata nel periodo estivo dal comune, mentre Boffalora d'Adda ha preso spunto dalla recente inaugurazione del primo tratto della pista ciclabile Lodi Boffalora per ricordare a tutti, sulle note di Riccardo Cocciante, quanto è bello passeggiare in bicicletta. Il topo per il Colle Ghezzone, la sua imbarcazione dedicata alle gondole veneziane, non ha voluto saperne di muoversi dalla riva, motore rotto e niente sfilata. Altro intoppo per la barca di Lodi Vecchio dedicata al fumetto Barba Papà. Il motore si è spento in fase di risalita e la barca non è potuta sfilare davanti alla giuria. Recuperata dai vigili del fuoco, solo più tardi è riuscita a raggiungere la Piarda Ferrari. Che dire quest'anno delle allegorie? La fantasia e la creatività sembrano essere rimaste al palo con una grande dimenticanza, le Olimpiadi di Londra. Il Lodigiano può contare solo su un atleta di rilievo internazionale, il casalino Samuel Pizzetti, ma un richiamo ai giochi olimpici poteva starci. A salvare la serata ci hanno pensato comunque i fuochi d'artificio, come sempre suggestivi, con una nota altresì solidale: il 20% del costo complessivo è stato de destinato ai terremotati dell'Emilia.